Martedì 28 settembre l'informazione di Telegenova è come sempre con voi. Una buona serata dalla nostra redazione. Noi apriamo con la crisi del mondo del lavoro, in particolare quella che è stata l'assemblea questo pomeriggio agli Erzelli con le lavoratrici della mensa. Lo ricordiamo, sono 29 a rischio del posto di lavoro. Le aziende interessate sono Liguria Digitale, Ericsson, Esaote e Siemens. Siamo con Viviana Correddu, delegata Filcams CGL Genova. Intanto le chiediamo, Correddu, com'è andata? Allora, oggi c'è stata un'assemblea appunto che era già stata definita la scorsa settimana, perché era ovvio necessario parlare con le lavoratrici e i lavoratori. Abbiamo deciso di farla pubblica invitando anche le RSU, quindi i delegati sindacali delle aziende per cui questo servizio mensa interviene, quindi quelle che hai citato. Ricordiamo che questo è anche un servizio mensa e un bar aperto al pubblico, quindi in un polo importante, una zona importante della città di Genova. Riteniamo che a fronte della procedura di licenziamento collettivo, che come Filcams nazionale, perché era una procedura nazionale che non coinvolge solo Genova, abbiamo bloccato perché è illegittima, ovvio è che però stiamo spostando di fatto un problema, perché il calo pasti è evidente da inizio pandemia. Oggi su Genova tocchiamo anche il 60-70% di calo rispetto al pre-pandemico, quindi il calo di fatturato è oggettivo. Quello che noi chiediamo con forza è che, dal momento in cui siamo in un polo importantissimo per la città, che è stato anche, voglio dire, oggetto di investimenti pubblici importanti, su questa crisi aziendale intervenga anche il Comune di Genova e, perché no, anche la Regione. Proprio ieri, insomma, ci sono state anche delle dichiarazioni importanti rispetto da parte delle istituzioni rispetto a una ripresa di questo polo, no? Ai nuovi progetti. Quindi riteniamo che su questo aspetto bisogna puntare e mantenere l'occupazione e il reddito di queste persone, perché quella è una mensa oggi in crisi, ma che ha certamente delle grandi potenzialità di ripresa, sia dal punto di vista interaziendale, quindi con una ripresa progressiva del rientro in azienda dei lavoratori, che comunque seppur magari normato lo smart working rimarrà strutturale, ma comunque non sarà ai livelli della pandemia. E quindi, insomma, tra questo e i nuovi progetti abbiamo chiesto appunto un incontro al Comune. Il 5 abbiamo un primo incontro con i capigruppo, quindi andremo in consiglio e stiamo attendendo anche un riscontro dal sindaco di Genova, perché riteniamo che la politica su questo aspetto possa intervenire e dare il suo contributo per mantenere occupazione e reddito. Al di là, come dire, delle procedure di licenziamento, al di là dello smart working, voi segnalate come tema anche la desertificazione della zona Erzelli. Anche questo dato in qualche modo vi preoccupa? Beh, certo, perché appunto, come dicevo prima, parliamo di una mensa, di un servizio di ristorazione, di un bar che sono aperti al pubblico, quindi questa è un'area vastissima, importante, sulla quale bisogna investire, perché questo servizio, secondo noi, deve rimanere sul territorio e deve rimanerci con la piena occupazione. E bisogna fare in fretta, però, perché dal 1° di novembre a oggi la procedura è bloccata per i motivi che dicevo prima, perché sono ancora con la cassa integrazione Covid, quindi non potevano aprire la procedura di licenziamento, ma dal 1° di novembre lo possono fare diciamo nella piena legittimità a livello normativo. Quindi, se non c'è un cambio di rotta o comunque una prospettiva da dare rispetto a quella mensa, ci ritroveremo il 1° novembre qui a parlare probabilmente anche di uno sciopero. Continueremo naturalmente a seguire la vicenda. Grazie a Viviana Correddu, delegata a Filcams CGL Genova. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E noi continuiamo con le notizie del giorno. A un anno dalle elezioni regionali, la Giunta ha voluto tracciare oggi un bilancio del primo anno di governo. Tra i risultati di cui maggiormente il presidente Toti si rallegra, questa è la gestione della pandemia attraverso la campagna di vaccinazione. Vediamo. È stato un anno molto difficile, ringrazio tutta la squadra. La Regione Liguria ha tenuto benissimo, ha difeso le posizioni, ha saputo contrattaccare con efficacia. Tutti gli assessori hanno saputo dialogare con categorie in difficoltà, in momenti anche
complicati della vita personale e sociale della regione. La sanità ha dato una dimostrazione di capacità e di duttilità straordinaria. La nostra sanità è stata la prima ad aprirsi ai farmacisti sulle vaccinazioni, la prima a coinvolgere la sanità privata, la clinica universitaria del San Martino del professor Bassetti è stata la prima ad organizzare una rete dei medici di medicina generale con informazioni costanti e indicazioni terapeutiche per i pazienti a casa, siamo stati primi sull'uso dei monoclonali, tutto questo ci ha consentito di reggere l'urto di una pandemia dolorosissima e oggi ci consente di ripartire di slancio come l'estate dimostra sui dati del turismo, sui dati dell'artigianato, sui dati dell'export, insomma molti degli indicatori che abbiamo inserito nel documento di economia e finanza regionale ci dicono di una Liguria che cresce bene come il paese e talvolta anche meglio. La liste d'attesa è il lavoro prossimo futuro della sanità che per la verità non potrà riposarsi a lungo anche se il Covid ci lascerà spazio. Recuperare le liste d'attesa su cui abbiamo messo molti soldi recuperati dal bilancio di regione e poi tutto il piano ovviamente di ammodernamento di sistema che passa dal PNRR, passa dall'ospedale Verzelli e l'IRCSS di indirizzo tecnologico che abbiamo proposto al governo all'interno del piano di resilienza e ripresa, passa dalla grande edilizia dal Felettino all'ospedale unico di Taggia, passa dalla risistemazione della medicina del territorio con la grande rete delle case della salute, su cui per la verità siamo già un po' avanti perché la Liguria era partita prima e ne abbiamo già molti palazzi della salute e case della salute. Il bollettino Covid-19 in Liguria di oggi martedì 27 settembre sono 84 i nuovi positivi registrati su 3.725 tamponi molecolari, 5.377 test antigenici, 61 gli ospedalizzati a quota meno 1 rispetto a di ieri, 8 le terapie intensive con un ingresso registrato in giornata, un decesso e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sono 4.172. Andiamo ad altro argomento, non ti scordare di me, la 3 giorni di eventi per raccogliere fondi a favore dell'associazione Gigi Ghirotti ritorna a Genova dal 1° di ottobre. Camminate, concerti, spettacoli nel segno della solidarietà con le donazioni aperte anche sul sito gigighirotti.it. Diciamo non ti scordare di me perché magari qualcuno non se ne scorda oppure magari non l'ha ancora conosciuta, quindi queste giornate sono fatte proprio per cercare di stendere sempre di più la conoscenza dell'associazione, perché c'è sempre qualcuno che dice ma se avessi saputo, insomma noi cerchiamo di dare l'informazione il più ampia possibile e queste sono 3 giornate che proprio raccontano quello che fa l'associazione, quello che offre alle persone purtroppo in difficoltà. E sia dal punto di vista dell'assistenza domiciliare sia nei ricoveri nei nostri 2 hospice che abbiamo ad Albare e a Bolzaneto. E quindi 3 belle giornate con tanti belli eventi che saranno anche un po' particolari, soprattutto quello del venerdì 1° ottobre al Quadrivium. Ci sarà un convegno, ma è un convegno in veste teatrale dove ci saranno appunto degli attori e dove le loro letture di classici, soprattutto dei passi del libro di Gigi Ghirotti, Lungo viaggio nel tunnel della malattia, si alterneranno degli interventi, tra cui anche un mio intervento, su cosa sono le cure palliative, perché si sono sviluppate, come si sono sviluppate nel tempo, e quindi altri interventi di altri medici e testimonianze di persone verso il fine della vita, come hanno vissuto proprio questo ultimo periodo drammatico della loro vita. Uno spazio pubblico, ecco, che ci viene vissuto in un momento storico che è ovviamente ancora particolare, quindi ancor di più, ecco, questo legame con la Gigi Ghirotti, con la nostra città, con le strade cioè della nostra città, che vanno davvero a sancire un rapporto cioè solido che ogni anno vogliamo confermare sempre di più. Parliamo di turismo, 10 donne biker e influencer percorreranno un antico sentiero riadattato per la corsa su e-bike da Prato Nevoso a Finale Ligure, unendo non solo virtualmente Liguria e Piemonte. Davvero un evento da non perdere, Donna Roa Marenca da l'8 al 10 di ottobre.
La Regione Piemonte è da sempre stata una nostra partner per quanto riguarda sia gli scambi commerciali, ma soprattutto i flussi turistici. È il nostro turismo di prossimità al quale ci rivolgiamo ogni giorno dell'anno. Ecco, un progetto di questo tipo può diversificare le cose e spostare i flussi dalla Liguria al Piemonte e viceversa, oltre che ad attirare i tantissimi turisti amanti del genere che arrivano dal nord Europa. Visto e considerato che è un territorio usufruibile per questi tipi di sport 365 giorni all'anno. Un accordo bilaterale tra la Regione Liguria e il Piemonte in un sentiero che effettivamente collega le due regioni nel nome del turismo e nel nome della svolta green di un turismo un po' diverso. Sì, un'idea geniale, una cosa molto importante, mancava da un po' di anni. In realtà abbiamo solo dovuto tracciare, perché i nostri nonni, i nostri avi sapientemente avevano tracciato questi percorsi per il loro lavoro. Oggi noi possiamo frequentare a livello turistico e permettere a tutti quelli che hanno il piacere di frequentare queste vie di vedere paesaggi unici che partono dagli Appennini e arrivano fino al mare. Questa è veramente la scommessa. L'outdoor estivo ormai è conosciuto da tanti, grazie anche all'evento delle bike è permesso a persone anche che non sono abituati a pedalare. Quindi crediamo che sia veramente il punto di partenza per una serie di altre strade di grandi eventi su questi territori. Collegano Prato Nevoso, che è quasi un enclave ligure in Piemonte, con Finale Ligure, che è un enclave piemontese in Liguria. È proprio così, lo dicevamo anche prima in conferenza. Oggi i piemontesi, lo sappiamo, vengono al mare durante il periodo estivo e i liguri vengono a sciare sulle vette appenniniche e delle Alpi. E dobbiamo ancora fare qualcosa in più, quello che è tra primavera e autunno, quello che invece si può fare grazie all'outdoor definito estivo. Quello che è molto bello è che riusciamo a far conoscere paesini e borghi quasi sconosciuti. Siamo abituati a conoscere chiaramente tutta la Liguria nei suoi paesi più importanti, come anche Prato Nevoso per la stagione sciistica. Questo è per noi fondamentale, ma oggi abbiamo la possibilità di far frequentare e vedere dei borghi unici che soltanto con questo evento si possono fare valorizzare. Parliamo ancora di turismo, si può fare marketing territoriale attraverso il cinema? Lo abbiamo chiesto al produttore Nevio Bergesio, di ritorno dal Festival del Cinema di Venezia, e soprattutto alle prese con un film girato proprio nel Levante Ligure a Chiavari. Secondo me si può fare marketing territoriale attraverso qualunque cosa se uno è interessato a farla. Ogni cosa. Indubbiamente il cinema, come la televisione, come i video, come i media in genere, hanno un maggior risalto, quindi chiaramente un film, il bello di un film è che non è che uno spot televisivo per cui lo vedi finisce lì, un film ogni volta che viene trasmesso gira e la pubblicità si ripete. Quindi si ripete in una città, in due, in tre, in cinque, in dieci, in cinquanta, cento, in Italia, in Europa, nel mondo, e quindi ha un potenziale di amplificazione della pubblicità che mi sembra abbastanza notevole. È chiaro che se un film più è famoso, più la pubblicità ne ha una possibile, e sottolineo possibile, vantaggio, perché come ogni pubblicità, e lo sai meglio di me, la pubblicità rende nel momento in cui alla fine ha reso, a prioristicamente non si può sapere come vada, ma questo penso che sia la normalità. Però il cinema ha questa potenzialità, esatto. Per quello insomma un po' quella che è la vostra attività, cioè quella di fare narrativa cinematografica, fare cinema e perché esatto. No esaltare anche esatto. Le bellezze della nostra Liguria. Nella fattispecie, scusami se ti faccio ancora un'aggiuntina, il film è girato a Chiavari perché il romanzo è scritto totalmente a Chiavari, sì. Quindi c'è qualche scena a Sestri Levante, qualche scena a Lavagna, ma diciamo è tutto Tigullio. Sì. E noi intendiamo mettere parecchie scene di panoramiche, se vogliamo usare questo termine, della città, per farla vedere in giro, per chi non la conosce, perché vale la pena. Ed è davvero tutto per le nostre notizie, grazie per averci seguito, buona serata.